una giornata per riscoprire i vecchi giochi, ma anche l'importanza del riciclo e del riuso ed ovviamente il rispetto per l'ambiente. Si chiama Decoriamo San Leo ed è un'iniziativa che si svolge nel parco appunto di San Leo ad Arezzo, portata avanti da Legambiente ed Emmaus. Mercatino dell'usato, recupero di oggetti usati, ma anche tante attività ludiche per insegnare ai più piccoli il riciclo ed il riuso. Il lavoro che facciamo anche insieme a Emmaus è quello proprio di ridare valore agli oggetti, un valore anche sociale, un valore che porta alla riduzione dei rifiuti, e tutto questo attraverso un'attività giocosa, come dicevamo prima, che ci fa riscoprire anche il piacere di stare insieme giocando con poco, perché faremo le cose che sempre si sono fatte nei parchi, corse coi sacchi, e tira la fune, cioè quei giochi basati su pochi oggetti ma su molto divertimento, e dei laboratori di riuso e riciclo creativo che speriamo insomma siano in questo senso educativi e divertenti. Non è la prima volta che collaboriamo con Legambiente, ci uniscono dei valori comuni, anche attenzione all'ambiente e al creato, come dice anche Papa Francesco, no? Emmaus è dal 49 che fa questa attività di recupero di materiale usato e unisce, diciamo, ridà valore agli scarti della nostra società, anche agli scarti tra virgolette umani, perché le nostre comunità accolgono persone in difficoltà che inseriscono in questa attività e gli danno la possibilità non solo di riscattarsi ma anche di essere donatori verso altri, e questa è un po' una rivoluzione importante, credo. La giornata si è conclusa con la risistemazione e la tinteggiatura delle panchine del parco di San Leo, dando così una nuova veste all'area verde del quartiere alle porte di Arezzo.